Hola, hola, hola a tutti. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao Robby. Come stai, Robby? Sei già andato via? Il nostro Robby, ovviamente, con i suoi impegni, cavolo. E mi dispiace che, ovviamente, per cose più importanti, non riesce a stare con noi in live, però è veramente un piacere ogni qualvolta. Passa per un saluto, veramente è una gioia. Mi sa che l'audio è ancora troppo. No, vabbè. Allora, lascio un po' in sottofondo, ma non vedo l'ora oggi di continuare questa avventura. Anche perché, ragazzi, questa settimana, come ho scritto nel titolo, tra l'altro, io sono live, vero? Sì. Come ho scritto. No, non l'ho scritto nel titolo, in realtà, l'ho scritto su Instagram. Nella storia, settimana dedicata a The Legend of Zelda, al di là per le live dedicate all'avventura, perché questa settimana inizierò a comporre, arrangiare, strutturare, a scrivere e a finire di un pochettino di a finire a iniziare ad avere un'idea su quello che sarà appunto il brano dedicato alla nostra avventura, perché credo, visto che siamo arrivati ad acquisire la terza pietra dello spirito. Non dico, non voglio pensare che siamo addirittura d'arrivo, però, boh, dovremmo essere a metà, penso, non lo so. Comunque, mi sto portando avanti perché nel frattempo mi sono fatto una bellissima idea su come organizzare il tutto. Quindi, beviamo un goccio d'acqua. Robby, se non sei più tra noi, grazie per essere passato. E ci spostiamo. Nella nostra schermata. Nella nostra schermata. E abbiamo tutto. La schermata di Twitch è attiva. Io sono in diretta. Sì. Per sicurezza facciamo così. Ma ovviamente sono in live perché ho già fatto i miei. Perfetto. Siamo anche in multi quality, quindi thank you so much Twitch. E quindi mettiamo OBS e ragazzi, si parte. Buona avventura a tutti. Allora, innanzitutto in realtà quello che dobbiamo fare, questo è un muro. Questo è il. Ok, ah no, è il fondale, ok. Non capivo. L'audio dovrebbe andare bene così. Per l'inizio voglio tenerlo un pochettino più alto. Allora, intanto se mi ricordo, mi sa che da qui non possiamo salire, o sì? No, non possiamo salire, mi sa. Ti prego, dimmi che possiamo salire da qua. Non possiamo salire, va bene, va bene, va bene, faremo il giro. E dobbiamo. Occhio, occhio, Michael, occhio. Ah, ok, mi devo ricordare un pochettino i tasti, ma soprattutto quello che avevamo preso, ovvero il meraviglioso boomerang, che adesso ci permetterà di fare numerose cose con molta più facilità, no? Soprattutto senza avere uno strumento, chiamiamolo così, usa e getta, come i colpi della fionda e quant'altro. Quello che mi sta mancando a livello di equipment è. Sa, sì, ok, mi sento perfetto. C'è sempre questo dubbio. Ok, intanto salutiamo lui, che ha la bocca aperta, ma non ci interessa. È inutile che spacchiamo i vasi, abbiamo tutto al massimo. Quindi, mentre controllo che la storia di me in live sia stata pubblicata. Ok, perfetto. Quindi ci siamo. Dicevo, potrei anche mettermi così in realtà. Ah, molto più comodo così. Quindi, adesso, avendo preso le tre pietre dello spirito, dobbiamo tu. Lei è tornata dal padre. Ciao Simplicity, buon pomeriggio a te. È passato Robby, mi ha fatto tanto piacere. La mia cosa più preziosa ti è stata utile, poi. Ah, ok, dobbiamo ancora arrivarci. Mi dà fastidio questo cavo, ok.
Dobbiamo ancora vedere se la pietra che ci hai donato ci sarà utile. Penso proprio di sì, perché adesso noi dovremo tornare dalla principessa Zelda, ragazzi. Ed è bellissimo perché, avendo le tre pietre dello spirito, potremmo raggiungere... Simplicity, come senti il volume di gioco rispetto alla mia voce? Va bene? Potremmo raggiungere il... come si chiama? Il Sacro Reame? Penso. Comunque, il tutto per prendere la Triforce. Oh, ok. In teoria potremmo andare da qui, ma no. Faremo la strada quella normale. Quindi... torniamo di qua. Ok. Io forse... ok, anche meglio che vai da qua. Forse dovrei mettere... ok. Mi sembra tutto ok. Parte la botta, grazie. Tra l'altro vorrei capire se... i rami... forse è giusto così per precauzione. Ok. Ho abbassato poco poco l'audio di gioco, così almeno io mi sento un po' meglio. Stiamo attenti qui. Sali. Perfetto. E quindi dirigiamoci verso... aia. Facciamo così. Dirigiamoci verso... anche perché si sta facendo buio. Verso la principessa Zelda. Magari forse dovremmo aspettare che... che passi la notte? Perché non è mai buono avventurarsi nelle terre di Hyrule con la notte. Ok, 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 ce la dovremmo fare, perfetto. Tra l'altro... vabbè, volevo attaccarlo, ma non importa. Allora... ecco cosa volevo vedere. Volevo vedere se è cresciuto. No, ancora il ramoscello non è cresciuto. Questa cosa è strana però. Quindi aspettiamo un attimino che faccia giorno. Nel frattempo ci recuperiamo il mana. Un po' di oggettine. Bombe. Perfetto. Ottimo, ottimo, neanche a farlo apposta. Ciao Jimba. Come stai, come stai? Siamo qui che siamo in un momento veramente molto importante, perché stiamo tornando dalla principessa Zelda e dovremmo... sto aspettando che passi la notte, perché la notte è sempre brutta qui su Zelda, nel senso è molto più pericolosa, quindi vorrei uscire senza che ci sia troppo pericolo. Però sto morendo di curiosità per capire cosa succede una volta che andiamo dalla principessa Zelda a comunicarle che abbiamo le tre pietre dello spirito. Ok, sta albeggiando. Perfetto. A posto. Aspettiamo il canto del gallo. No, 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 no. Perfetto. E dirigiamoci al castello di Hyrule. Ottimo. L'audio dovrebbe essere buono, quindi... via verso il castello di Hyrule. I due fuochi col ponte ci fanno capire che la strada è quella. Potenzialmente è quello il... come in ogni... come... si sta facendo notte di nuovo? Ma la vedo io la nebbia? E il... a voi si vede bene? Ah, ok, addirittura. Ok. Video. Ok. Oddio, un momento clou della storia. Cosa? O è soltanto l'apertura del ponte? No. Ciao, Franci! Cosa? Scusate, magari, ragazzi, dopo parliamo un pochettino. Jimba, Franci, Simplicity... sono un attimo preso perché pensavo di dover andare dalla principessa. La principessa. Ah, lei è la... quella è l'ocarina?
Ganondorf. Ganondorf, ragazzi, Ganondorf. Lui è lo stregone Arg. L'ho persa. Ok. Ehi, tu laggiù, ragazzino. Ragazzino, devi aver visto il cavallo bianco scappare poc'anzi. Che vi hanno preso? Rispondimi. Ma non te lo dico mai. E così pensi di poterle proteggere da me? Hai del fegato, bimbo. Ragazzi, è Ganondorf. Wow. Ridi poco, ridi. Vuoi farmi a pezzi? Divertente, hai un bel coraggio. Che bella la pioggia. Oh! Come va Jimba intanto? E come va a voi? Sei proprio patetico. Ti rendi conto con chi stai parlando? Sì, Ganondorf. Sono Ganondorf. E presto dominerò il mondo. Non credo, perché io ho le tre pietre dello spirito, quindi non credo. Ah, ok, un breve incontro. Il primo incontro con Ganondorf, quindi. Che è questo mi... ma io dovevo dare le tre pietre alla principessa. Faccia basita. Allora, suppongo che... Benone Mike... Ah, Benone non l'avevo letto, Jimba. Scusa, Jimba. Tutto bene, io comunque. Ok, sto leggendo il messaggio di prima. Tutto bene, tutto bene. Eccola! Meno male. Ok, prendo l'ocarina. Tra l'altro quella è... Eccola qua. Ah, adesso bevo, sì. Tra l'altro, mi è fatto venire in mente una cosa. Ottieni l'ocarina del tempo. Questo è il tesoro segreto della famiglia reale che Zelda ha perso. Emana una luce mistica. Ah, ok, meno male, perché non saprei dove andare adesso. Spero che ci guidino. Alzo un attimo il volume. Dimmi, Jimba. Mikael. Mikael, quando avrai questo carino nelle mani? Non potevo restare oltre. Volevo aspettarti, ma non mi rimaneva molto tempo. Potevo solo lasciarti la mia carina e questa melodia. Jimba, ora ti rispondo, Ok. Penso che posso aprire il sacro reame con questo. Ora sai la canzone del tempo. Ok. Del tempo. Che bella questa musica. Ora, Mikael, suonala dinanzi all'altare che si trova nel Tempio del Tempo. Devi proteggere la Triforza. Perfetto, ok, meno male. Arrivo, Jimba, eh? Allora, perfetto, bellissima tra l'altro questa cosa. Bassiamo un po' il volume, però. Jimba, no, non l'ho tolta la sfida Disney. Semplicemente in alcuni format io le ricompense delle keys le modifico di live in live, no? Così metto quelle più opportune. Allora, per il Tempio del Tempo era da qua, si andava di qui, penso. Per ogni live, per ogni live non avrebbe senso mettere qui la sfida Disney e interrompere l'avventura, capito? Mi mancava questa
Allora, io intanto vorrei fare una cosa. Vorrei spendere un po' di soldi. E se non ricordo male, qui c'è uno shop. O sbaglio? Può essere qui? Esattamente. Voglio comprare la qualsiasi cosa, sì. No, voglio comprare Nocideku. Ma sì, lo compro. Sì, grazie. Comunque, Mike, dimmi, Jimba. Ok. No. Ok, il resto ce lo lasciamo. Perfetto. Dirigiamoci al Tempio del Tempo, eccolo qua. Eccolo qui. Wow. Secondo me adesso scopriremo finalmente. In questi giorni ho cominciato Assassin's Creed Brotherhood, ma sai che in passato non me ne resi conto appieno. Ma quanto è fatto bene quel gioco? Ah, ok. certo. Sono veramente quelle poche perle di quei tempi. Per questo adesso. Che bello questa musica. Per questo adesso mi dispiace un po' che gli ultimi capitoli siano stati un po' lasciati andare, Jimba. Mi dispiace proprio per il sistema di reclutaggio degli assassini, la possibilità di inviarti in vari posti per incontrarti, farti livellare. Eccoci. Ci sono tre piccole nicchie ed una iscrizione. Con le tre pietre dello spirito e la sacra ocarina del tempo suona la canzone del tempo. Bellissimo. Questo è ciò che c'è scritto. Ok. Il sistema. Jimba, tu scrivi, eh? Tranquillo, cioè nel senso io ti leggo, siamo in un momento clou per questo. Però sì, fondamentalmente mi dispiace veramente che. Allora, ti dico una cosa. Io vorrei che si andasse a concludere adesso la saga. Tra l'altro, lo dico non avendo visto totalmente l'ultimo. Sì, ok. Dico, se intendi dire altro, scrivi pure, tranquillo. Magari mi vedi troppo, è perché io mi immergo tantissimo, ecco. Vabbè, lo puoi immaginare se abbiamo parlato della saga di Assassin's Creed. Quindi, non so nell'ultimo capitolo cosa succede. Quindi. Le tre pietre le devo prendere io? No. No, non le devo prendere io. Perfetto. Allora. Sì, le devo prendere io. No, non le devo prendere io. A posto. Allora, ok. Destra, a giù. Destra, a giù. Salviamo. Secondo me potevano farlo benissimo, finire con il. Esattamente, guarda, mi hai letto nel pensiero. Non avrei voluto cosa migliore. Veramente, secondo me a volte proprio per sancire il capolavoro, una storia, per far sancire una storia come capolavoro, devi sapere ed essere responsabile e consapevole di quando deve finire. La mettiamo giù. Che figo, abbiamo l'ocarina del tempo. Ok, ragazzi. Sono emozionato, cioè nel senso perché. Alzo il volume, ora ti leggo, Jimba. È bellissimo. Ripeto, è la prima volta che vedo tutto ciò, quindi.
L'unica cosa che mi dispiace è che la prima ce l'abbiano consegnata in così poco tempo e facilmente, la prima pietra dello spirito. Mi sarebbe piaciuto prendere tutte e tre, ma il viaggio per prendere le due sono stati stupendi. Allora, Black Flag, ancora, ma con la fine di Desmond c'è stata la fine di Assassin's Creed. Quello che viene dopo è una pura commercialata, lo so, quindi per questo... Ecco perché sono innamoratissimo della saga di Metal Gear, no? Perché l'autore, lui stesso, ha saputo quando iniziare, quando continuare, quando dire che era finita e in realtà non era finita. Veramente. Però vabbè, a noi appassionati non, nulla ci vieta. Oddio, vedo una spada, vedo qualcosa di bellissimo. Aspetta, ora te lo dico. Michael, ma non è cosa? Sì, è la lama leggendaria. Ok, la spada suprema. Ma è un po' grossa per noi. Ma pure perché quando raggiungi un punto così alto... Nel secondo capitolo, come fai a superarti? Appunto, è quella, secondo me. Cioè, non puoi rischiare. Stessa cosa con Dark. Miyazaki avrebbe potuto comunque continuare la saga, ed invece ha capito che era il momento di cambiare progetto. Esattamente. Per questo io dico sempre che io di Dark Souls non vorrei mai un Dark Souls 4. Vabbè, in maniera giocosa lo vorrei assolutamente, ci mancherebbe. Ma io vorrei un prequel. Io vorrei un pre-Dark Souls 1. Proprio durante l'era di Gwyn in forze, concludendosi proprio con tutto il macello che si vede nel prologo, no? Del primo. Comunque, siamo un po' piccolini noi. Sarebbe fighissimo. Sarebbe veramente quel qualcosa in più da tutto il resto. E magari lo scopri soltanto alla fine. Che tu sei Gwyn. Ma scusa. Boss? Ottimo lavoro, era una trappola? Come pensavo, avevi le chiavi per la porta del tempo, le tre pietre dello spirito. Mi hai condotto alle porte del sacro reame. Eh? Come condotto alle porte del sacro... Sì, devo tutto a te, piccolo. Ecco perché mi sembrava tutto troppo un'avventura bellissima. Ok, abbiamo praticamente lavorato per lui. Mi sistemo un attimo il cuscino che... Comunque, Jimba, se riesci, recuperati la... Michael! Sveglia, Michael! Sei tu l'eletto! Svegliati. Se riesci, Jimba, recuperati il talk di sabato. È stata una perla di cultura musicale. Ciao, Alex! Come stai, Alex? Siamo in un momento... pazzesco, proprio pazzesco. Abbiamo preso la... Siamo entrati nel Tempio del Tempo con le tre pietre dello spirito e l'ocarina del tempo che ci è stata data da Zelda mentre scappava da Ganondorf. Sono Rauru, uno degli antichi saggi. Ragazzi, sta succedendo il delirio. Aspettate un attimo. Quanto manca? Non lo so, Alex, onestamente. Io spero tanto, però onestamente non lo so. Siamo in un punto veramente... Sono Rauru, uno degli antichi saggi. Ora vi leggo, Ere fa, noi antichi saggi costruimmo il Tempio del Tempo per proteggere l'entrata al Sacro Reame. Ok. Questa è la Camera dei Saggi, dentro il Tempio della Luce. Il Tempio della Luce si trova nel centro del Sacro Reame ed è l'ultima roccaforte contro le forze del male di Ganondorf. Ok.
La spada suprema, quella che abbiamo appena estratto noi da una roccia, ok, lo so che sembra una citazione, ma la spada ammazza demoni che è estratto dal piedistallo del tempo, ecco, era la chiave finale per il sacro reame. Ma siamo alla fine. Michael, non ti allarmare, guardati bene. Che vuol dire non ti allarmare? Scusa? Ehi, Michael, sei grande ora, sei cresciuto. La spada suprema ha una lama sacra che i demoni non possono toccare. Solo colui che diverrà l'eroe del tempo può estrarla dal piedistallo del tempo. Tu eri troppo giovane per essere l'eroe del tempo. Perciò il tuo spirito è stato sigillato per 7 anni. Per 7 anni. E ora che sei cresciuto, è venuto il tempo di risvegliarti come eroe del tempo. Bene, hai compreso il tuo destino. Sì, hai compreso il tuo destino? Sì, certo, mamma mia. Ma ricorda, anche se hai aperto la porta del tempo in nome della pace, Ganondorf, il re Gerudo dei ladri, l'ha usata per accedere al sacro reame proibito. L'ho capito, ha usato noi per entrare. Ha rubato la Triforce dal Tempio della Luce, aia, e con il suo potere è divenuto il re del male. Quindi siamo andati nel futuro e la predizione si è avverata. Una forza oscura si è irradiata dal Tempio di Hyrule e in soli 7 anni ha trasformato Hyrule in un mondo di mostri. Esattamente quello che stavo dicendo. Il mio potere ha ben poca influenza persino nel sacro reame. Cioè adesso inizia il gioco duro praticamente, ovvero nella camera dei saggi. Ma c'è ancora una speranza. Rimane il potere dei saggi. Ok, dobbiamo trovare il potere dei saggi. Quando il potere dei saggi sarà risvegliato, il sigillo dei saggi conterrà tutta la forza del male al posto del reame. Ok. Io, Rauru, sono uno degli antichi e combattendo con i saggi al tuo fianco diverrai l'eroe del tempo. L'eroe del tempo scelto dalla sacra lama. Ok. Prendi il mio spirito e trova il potere degli altri saggi. Ok. Dovevamo trovare le pietre del Santo Spirito. Adesso trova il potere degli altri saggi per divenire ancora più forte. Ma attraverso cosa dobbiamo trovarli? Ma sai che sabato volevo esserci, poi dopo pranzo mi poggiai sul letto ed andai in coma fino alle 8. Mi spiace perché, credimi, è stata veramente fantastica. Con Stefano Russo abbiamo toccato argomenti veramente, anche tecnicamente, bellissimi. Ricevi il medaglione della luce. Rauru, il saggio, ti dona il suo potere. Ok, many thanks. Trova tutti i saggi e salva Hyrule. A posto, ragazzi, questo è il nostro obiettivo finale. Ora, non so cosa vuol dire. Innanzitutto, quanti sono? Sì, anche a me è dispiaciuto, appena possibile la recupererò. Ma sì, ci mancherebbe. Tranquillo, è perché ci tengo, nel senso, ci tengo a portarvi queste persone, quindi vi dico quello che vi... Comunque siamo bruttini da... Ok, questo è il numero dei saggi? Michael, siamo tornati nel Tempio del Tempo. Ma sono passati davvero 7 anni? Sembra tu non sia in grado di usare alcune delle armi che hai trovato da ragazzino, no? Dai, usciamo fuori ora, ok? Però noi abbiamo già una... Wow! Ti stavo aspettando, eroe del tempo. Chi è? Qualcuno di buono, dai. Quando il male è ovunque, dal sacro reame si leva una voce che risveglia gli antichi saggi che dimorano nei 5 templi. Grazie. Uno in una foresta, la foresta di Hyrule. Uno in una montagna, la montagna. Uno sotto un lago, ok, il lago. Uno nei monti della morte, che non abbiamo visto. Uno dalla dea delle sabbie, che non abbiamo visto. Insieme all'eroe del tempo, i risvegliati scacceranno il male e ritornerà la luce della pace sul mondo. Ne dobbiamo trovare 5? Questa è la leggenda dei templi ereditata dal mio popolo, gli Sheikha. Cioè, puntata totalmente... Sono Sheikh, uno dei pochi Sheikhas. Ok. Appena ti ho visto brandire la mitica spada suprema, ho capito che eri il prescelto, il leggendario eroe del tempo.
Se credi alla leggenda, non hai scelta, devi cercare i cinque templi e risvegliare i cinque saggi. Ma scusa, uno non l'abbiamo però risvegliato. Un saggio aspetta che tu lo risvegli nel tempio della foresta. Andiamo là, prima cosa. Il saggio è una ragazza e tu la conosci. Ecco, Saria, a causa del potere maligno nel tempio, non può udire il richiamo che proviene dal sacro reame. Sfortunatamente, non sei equipaggiato bene per poter entrare nel tempio. Ok, cosa mi serve? Ma se hai creduto alle mie parole, recati prima al villaggio... Ok, Kakariko, qual era il villaggio? Hai capito tutto? Sì, ho capito, ma non ricordo qual è il villaggio. Il che potrebbe essere un problema. Almeno che... Allora, io voglio dire una cosa intanto. Ok, non abbiamo il boomerang, abbiamo le bombe, non abbiamo il boomerang. E nella fionda e nei rami. Abbiamo ancora le bottiglie. Abbiamo un solo scudo. Ok. Forse perché adesso riusciamo a tenerlo. Ma che figata. Cioè si è trasformato in un altro. La scaglia d'argento? Cos'era? Per nuotare sott'acqua. Perfetto. Questo non lo abbiamo più. Il braccialetto dei Gorons. Forse perché adesso riusciamo ad alzare le. Ok, ha senso. Eccole qua. No, ok, erano 6 saggi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, perfetto ragazzi. Possiamo andare. L'unica cosa che voglio vedere, una volta che usciamo, è vedere dov'è il villaggio Kakariko. Ma che... Ok. Non so se siamo più veloci. Ok, Ok, non le possiamo riprendere ovviamente perché non serve. Quindi il tempio rimane, ecco, rimane aperto. Ecco spiegato il perché Ganondorf è riuscito ad entrare. Bellissimo. Bellissimo che si possa spiegare logicamente. Perché ovviamente noi ci abbiamo messo un sacco per prendere le pietre. Sto bevendo, per questo non riesco. Ok. È cambiato qualcosa, mi sa. Mi sa che è cambiato qua. Beh, io credo che nel 98 un bimbo con un'avventura così, qualora la seguisse ovviamente con tale dedizione, ecco, diciamo così, credo che, cioè, impazzisse. Ok. Allora, scusate un attimo, intanto... Ok. No. Vabbè, ho capito che... No, non ho provato il... Ok, ecco lo scudo. Perché si abbassa, però? Ma, scusate un attimo. Ah, ok, sono loro. Però io voglio, visto che abbiamo la magia, voglio equipaggiarmi una magia. Eccola qua. La mettiamo a destra. Praticamente sono diventati tutti non morti. Ma l'audio è terribile. Cioè, in senso buono, però dico... Ok. Allora, evitiamo loro, evitiamoli, perché non credo... Cavolo, non c'è modo di cambiare... Tutto distrutto, perfetto. Cioè, perfetto. Ok. Cioè, è totalmente un'altra avventura, totalmente. Ah, ok, quindi non si può più andare da nessuna parte? Ma io... Eccolo qua. Ok. Il villaggio... Eccolo qua. Perfetto. Dobbiamo andare al villaggio... Ottimo. Questo volevo. Però qui dentro... Se è come in passato... Ma... Alex, io non ricordo tu o chi c'è in chat...
Voi conoscete Zelda? C'è questa avventura di Zelda? Non si rompe perché? Perché non si rompeva con la... Ok. Possibile che possiamo portare più rupie adesso? No. Volevo un altro cuore prima di andare... Dove? Vediamo. No, niente, sempre 99. Allora, parliamo con lui. Oh, sei un giovanotto pieno di energia e sei anche bello e coraggioso. Ti chiami Michael, vero? Sì. Non sorprenderti, posso leggerti la mente. Se fossi in gamba come te, farei un diverso genere di affari. Questo è l'unico negozio di spette di Hyrule. Grazie al grande Ganondorf si fanno ottimi affari di questi tempi. Oh, spero proprio che il mondo peggiori ancora. Grazie, bellissimo. Gli spettri detti Poes sono veri e propri concentrati di odio che appaiono nei campi e nei cimiteri. Essi odiano il mondo. Giovanotto, se catturi un Poe ti pagherò un sacco di soldi. Quindi non vendi altro? Va bene. E allora no, vado via. Noi stiamo seguendo un'avventura. Allora, usciamo. Anche se non ho fatto un giro. Non si può più entrare? Sì, si può entrare. È solo rotto. Voglio vedere una cosa, allora. Voglio togliermi ogni dubbio. Ok, non fare le quest secondarie, ma... Voglio capire se qua è veramente tutto distrutto. Ma tra l'altro cambia anche la... Vabbè, penso di sì, dai, perché qui è il tempio. Qua è tutto distrutto. Qua cosa c'era? Meno male che siamo andati qui. Questo era il castello, no? Ok. Il castello di Ganon. Ok, ma... Beh, non credo ovviamente, però. Non si rompe nulla, ok. Ormai voglio capire cosa c'è. So che devo andare al villaggio. Ok, no. Forse non si può accedere, sì. Si va da lì, ma ci vado ormai soltanto per veramente tanta curiosità. Ah, no, no, non si può accedere, ok. Ok, non si può accedere. Ha senso, però l'abbiamo visto almeno. Sono felice di questo. E se vedete una schermata strana, non vi preoccupate. No, non la vedete la schermata strana perché... Allora, qui quindi... Ok, non si può andare da nessuna parte. Qui è chiuso, vero? Sì. Ok, dobbiamo andare al villaggio allora. Vai. Chiaro, 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 chiaro. Messaggio ricevuto, messaggio ricevuto. Ok. Abbiamo detto che... Ok. Sora. Noi siamo... Dobbiamo andare lì. Ce lo ricordiamo? Io non lo ricordo tanto bene, onestamente.
Ah, c'è ancora il giorno? Ok, proviamo. No, dipende da dove. È strano, dipende da dove ci muoviamo. Se non mi sbaglio era di qui, comunque, il villaggio. Spero. Spero, leggiamo magari l'insegna. Quindi facciamo proprio la vecchissima maniera. Ah, Monte della Morte. Ok, allora è quello che abbiamo. Inizio sentiero, perfetto, vai. È qua, è qua, è qua, è qua, è qua. Ottimo. Anche perché qui. Quindi 7 anni dopo. Wow. Ok. Ammetto che essere così più grande mi piace veramente da morire, molto di più. Cosa brutta, chi è? Prego, vendimi qualcosa. No. Ok. Farmacia, chiuso di notte. Ma chiuso di notte mi stai dicendo che c'è il giorno? Ok. Va bene, allora facciamo una cosa. Aspettiamo che faccia giorno, ma fa giorno? Perché al di là che voglio spendere le rupie, perché voglio spenderle. Ma fa giorno? Ok. Ok. Ecco il giorno. Quindi il ciclo notte-giorno non è cambiato. Giorno-notte. Perfetto, adesso andiamo qua e andiamo a vedere cosa sta succedendo. Cavolo, ma una puntata in cui c'è una svolta epocale di. Ok. Ah, ok, quindi quello era un evento notturno, ma quindi anche il castello? No, lei è sempre lì. Solo che fa più paura di notte. Quindi, farmacia, entriamo. Ciao. Salve. Parla al padrone. Al negozio di pozioni c'è una vecchia strega. Ci puoi andare passando attraverso la porta a sinistra del bancone. Ok, intanto tu cosa vendi? Pozione verde. Ok. Ma sì che la compro. Oh, ora ha molto più senso comprare le cose. Sì. Va bene. Sì, intendo comprare qualcos'altro. Intendo in realtà finire tutto. Usalo quando sarà il momento. Non combattere senza. Ok. Ti servono. Insettone. Sembra un classico insetto. Il Po. Ok, facciamo una cosa. Vendiamo lui per. Cioè, prendiamo lui per curiosità. Sì. Ha imbottigliato una fatina. Su sotto non è. Ok, vabbè, per adesso non ci interessa. Ok. Cavolo, ma mi sta venendo il dubbio se veramente adesso sarà così. No, non intendo più comprare nulla. Perché non capisco se io posso andare direttamente al Monte della Morte.
Ok, lui ci vende nulla. E allora a sto punto io vado. Perché io mi ricordo che da qua. Ok, vediamo i nostri danni. Ah, ok. A posto. Ok. Perché c'è solo questo? Io non volevo. Non abbiamo più. Ok, ma quindi ci sarà un arco, possibilmente. Devo capire. Facciamo una cosa, proseguiamo. È inutile farsi domande, secondo me. A questo punto proseguiamo. Ho appena capito una cosa. Se qua avessimo messo. No, è scomparso. Non sto capendo. Non sto capendo tante cose. Allora, di qua si va. No, fermo, fermo. Caverne Dodongo, vietato l'ingresso. Grazie. Non so cosa mi abbia rifullato. Ok. Quindi dobbiamo tornare lì. Però loro ci dicevano di andare al villaggio. Al villaggio. Esattamente. No, torniamo al villaggio, facciamo le cose per bene. Giriamoci il villaggio come si deve. Senza sprecare bombe, magari. I danni da caduta sono migliorati? No. Ok, si prendono danni comunque. Va bene. Ok, non è cambiato più di tanto. Ok, è un episodio molto. Come si dice? Frastornante. Perché non mi aspettavo onestamente che il personaggio crescesse così tanto, in bene, per carità, perché è veramente un'evoluzione. Quindi tu praticamente puoi stare tanto nell'early game, se così vogliamo chiamarlo, e ma qui c'era uno in una casa vestito da ragno, vestito, trasformato in ragno. Ma lui era quello che consigliava il latte, ma non abitava qui, abitava al ranch. No, mi sa che non era lui. Tutti hanno avuto delle avversità nel loro passato, dalle quali non parla nessuno. Guarda quell'uomo con la barba là sopra. Scommetto che anche uno come lui ha avuto i suoi guai in passato. Guardalo, l'uomo con la barba. Credo sia stato licenziato dal suo lavoro al ranch. Vedi che è lui allora, ok. Sta sempre a poltrire in giro, mattina, pomeriggio e sera. In questi tempi duri è un uomo senza preoccupazioni. Ok, è lui allora. Aveva una figlia. Mamma mia, questo salto temporale è. Ciao. No. Tanto tempo fa c'era un uomo in questo villaggio che aveva un occhio col quale vedeva la verità. Attualmente devi allenare la tua mente di continuo per riuscire a vedere la verità. Ma quel tizio no, diceva di avere un modo differente di fare le cose. La sua casa era dove il pozzo oggi. Ciao Vicio! Tutto bene, grazie mille. Sono parecchio disorientato perché praticamente c'è stato un salto. Abbiamo portato le pietre dello spirito a Zelda che stava scappando da Ganondorf. Siamo entrati nel Sacro Tempio, abbiamo preso una lama che ci ha portato 7 anni avanti nel futuro, praticamente. E praticamente adesso, al di là di non sapere dove andare, perché stiamo cercando un pochettino. Allora, qui dovrebbe esserci.
No, è murata, ok. 7 anni nel futuro, questa non me l'aspettavo neanche io. Ma ne onestamente neanche io. E non so veramente. È strano perché non. Ok, lei era quella delle galline. Cimitero del villaggio. No, io al cimitero non devo, non voglio andare adesso. Ok, lui è sempre qui. Tra l'altro. In generale, come va? Tutto a posto con il lavoro? Jimba, tu invece che dici? Sì, tutto bene, dicevo prima a Jimba che mi è dispiaciuto che non ci foste sabato perché è stata forse il talk tecnicamente e proprio come esperienze più bello con Stefano Russo, il produttore dell'etichetta indipendente. È stata veramente una live bellissima, ma seriamente, cioè nel senso. Ci pensavo oggi che guardavo appunto. No, tranquillo, ci mancherebbe. Me lo sto dicendo così, è proprio. Ok, qui abbiamo. Scusate un attimo che sono. Devo capire. Ok. Secondo me qua si può fare qualcosa di particolare. È il diario del custode. Vuoi proprio leggerlo? Sì. Comunque, questo salto nel futuro di 7 anni sa di Endgame. Ma onestamente mi ha dato tutto fuorché di Endgame, perché in teoria dovremmo trovare adesso 5 saggi. Chiunque legga questo testo, entri nella mia tomba, potrà avere il mio tesoro allungante a molla. No, qualcosa per saltare più in alto? Sì, no, no, è tutto di. Cioè, veramente è un altro gioco totalmente, un'altra avventura. Però io adesso devo andare. La sua tomba qual è? Non credo sia. Lasciaci. Se è un qualcosa per saltare più in alto. Però non credo. Aspetta, intanto. Abbiamo adesso l'ocarina reale. È totalmente un altro. Cioè, veramente mi ha lasciato senza parole. Comunque, dicevo che questa settimana. All'inizio, ragazzi, vi dicevo che è la settimana dedicata a Zelda. Perché al di là che. Faremo più live su Zelda. Inizierò proprio a lavorare già al brano. Ma questo è un segreto. Questo è un segreto, ovviamente. Si evince. Non è la strada principale, ma mi fa piacere. Ok, eccola la tomba, perfetto. Quindi qua c'è il segreto che diceva il custode. Magari adesso possiamo scoprire il mistero delle pietre razzo, quello che ci persegue sin dalla prima puntata. Sì, in realtà anche prima l'avevo detto perché eravamo. Wow, bellissimo. Eravamo entrati nel tempio e ce n'erano tante. Quindi ho detto magari ce lo spiegano. In realtà no. Il problema è che io non ho più il boomerang, non ho. Ok, loro non si animano, vero? Beh, al massimo io. Dovete stare più giù, però. Potremmo fare poco qui. È tutta roba che mi sa che si può fare dopo. Lo so, ma. La vedo dura se non scende, Navi.
un fendente verticale, Michael. Scendi, scendi, scendi. No, Zelda no. Ma io non ho il fuoco. E non posso accendere. Forse... Non so se così lo accendo. Ma con la magia dovrei. No, purtroppo no, Vicio. Zelda non l'ho incontrata. Credo, ovviamente, sia fatta apposta perché scappò da noi. Bellissima questa magia. Ok. Ok. Ok, non si apre la porta, però. No, dai, lasciami stare. Ok, grazie. Ah, ok, si è aperta così. Quindi, perfetto. Ora ti rispondo. Vai, le bombe. Scappò da noi su un cavallo perché Ganondorf la stava inseguendo. E praticamente noi, però, portando le tre pietre dello spirito nel tempio e aprendo la via alla Triforza, abbiamo aperto la strada a Ganondorf, quindi era una trappola. Lui, quindi, in questo futuro riuscì a prendere la Triforza e il mondo ormai è diventato totalmente oscuro. Ecco, adesso è popolato solo da loro. Allora, questo penso sia veleno, ovviamente. Quindi noi scappiamo. No. Ci sono incubi. No, 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 no. Occhio, 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 occhio. Perfetto. Ok. Non ho letto. Ma è un'emozione assurda. Vicio, è bellissimo questa. Braci d'inverno, i capelli tuoi, dove il mio cuore brucia. Dal sole alla luna, dalla luna al sole, riposino in pace. Interessante come poema. Qualcosa è inciso sulla pietra. Sulla pietra tombale. Ok, è la melodia. È una melodia segreta dei fratelli Battisti. Tra l'altro. Ok. No, io l'ho fatto, ragazzi. Ma cosa fa? No, fa spuntare il sole? No. Troppo. Ora sai la canzone del sole. Eh? Anime senza pace vagano senza fermarsi mai. La calmerai con la canzone del sole. Bellissimo, ok. Ok, questa era una cosa in più che mi fa molto piacere aver preso. Stiamo attenti. No, perché? No, 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 no. Vabbè, abbiamo una pozione tanto, tranquillo, tranquillo. Se ci prende siamo... Ok, perfetto. Allora, non mi curo. Abbiamo una pozione, però facciamo una cosa. Può essere che devi suonare vicino a questi esseri per farli tornare normali? Possibile. Però la proviamo più avanti, perché qui sotto non avrebbe molto senso sprecarla. Ti spiego, perché tu non c'eri prima. C'è un posto all'aperto dove ce ne sono un sacco. Quindi magari vorrei provarla lì. Cioè il villaggio quello. Eccolo qua. Il villaggio quello di quello iniziale, dove ci sono anche i mercanti e quant'altro. Ce ne sono di più, quindi magari li provo là. La provo lì, questa. Ma qui dei cuori no, eh. Ok, questo sì, la pozione sì, ma cuori. No, va bene. Però a sto punto, cosa dobbiamo fare allora qui? Ad esempio, se noi qua la suonassimo. L'ho già dimenticata la. Eccole qua. Questa è la mappa. La mappa, sì, dei 5. Dei 6
sigilli che rappresentano gli antichi saggi. Dobbiamo trovarne 5. Song of Time, Sun Song, eccola qua. Destra, giù, su. Ok, quindi vediamo. Destra, giù, su. Perché la dimentico? Vediamo se torna il sole, intanto. Cavolo, è tornato il sole. È tornato il sole. Ok. Ecco, vedi, Vicio. Sì, devo incontrare altri 5 personaggi. Vedi quel lì sopra? Lì in teoria è dove dobbiamo andare. Quindi, senza troppi fronzoli, io direi di andare a questo punto. Perché mi hanno detto di venire prima qui in questo villaggio. Però onestamente non sto trovando ciò che... Quello è il demone capra di Dark Souls, tra l'altro. No, 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 non intendo... Non intendo giocare al tiro al bersaglio, ovviamente. Allora, a questo punto credo che fosse... Vabbè, abbiamo preso la Song del Sole, quindi mi fa piacere. Mi fa molto piacere questa cosa. Ma... Cuori? No, eh. Non voglio uccidere loro. Per carità. Ha fatto una brutta fine però. Chi? Oddio, aspetta, mi sono dimenticato. Chi ha fatto una brutta fine, Vicio? Ok, navi. Dobbiamo credere a Shake e andare al villaggio Kakariko? Ma sto qua. Non capisco cosa devo fare qua. Cioè, noi siamo nel villaggio adesso. Ah, il demone capra, sì. Siamo qua. Cavolo, sai che non ho capito. Dobbiamo trovare qualcosa qua. È inutile. A costo di perdere tempo. Dobbiamo trovare qualcosa qua. No, qui ci siamo già entrati. Forse so dove andare. So dove andare. Vediamo. So dove andare. Non era di qua. Ma era... Se non sbaglio era qui. Esattamente. House of... tu sei ancora qui però. Sei ancora così, dopo 7 anni. Se libererai la mia famiglia dalla maledizione, ti farò ricco. Ok, quindi no. Non ci interessa a noi. Quindi lui ci ha detto del pozzo. Lei è quella delle galline. Ho ottenuto... Un cucco in miniatura, l'ho chiamato il Pocket Cucco. Non mi causa allergia il piccolino. I cucco se servono ai lazzaroni tiratardi per farli svegliare. Non avevi mai sentito parlare? Li fai felici. Li fa felici sentire cantare. Vabbè, ok. Specialmente per alzarsi dopo una lunga dormita. Lui me lo ricordo, l'uomo mezzo ragno, poveretto, sì. Comunque i Cuccos sono del tutto felici ora. Tu sembri in gamba nel maneggiare i Cuccos. Ecco, ti do un uovo. Quando sbuca... Pokémon reference. Quando sbucherà un cucco, riportamelo e io controllerò quale sarà il suo umore. Grazie. Sì. Non ti assicuro che riusciremo a farlo schiudere. Un piccolo cucco si schiuderà dopo la notte. Ricordati che lo dovrai restituire. Ah, ok, sì. Ok. Quindi, niente. Perché io al... Qui non devo andarci più. Qui abbiamo lui, che per adesso non... di cui adesso... che per adesso non mi interessa. Ok. Il mulino estrae l'acqua dalle profondità del pozzo. Ma ora è asciutto purtroppo, ok. Ci sta, dai, tutto nella norma calma piatta. Dai,
Comunque, bro, a proposito di Pokémon Reference, sai che in questi giorni mi è venuta un po' di voglia. Per quale capitolo in particolare? Allora, il camino lo lasciamo perdere. A questo punto io, di Shake, cioè il villaggio me lo sono girato tutto. Ora, almeno che loro non mi dicono. A che punto sei arrivato, Mick? Mi sono perso un po' di live. Siamo 7 anni avanti adesso, Alex. Cioè, è successo qualcosa di pazzesco. Guarda quest'uomo. Da quando è scappato dalla città del castello è divenuto un vero idiota. Ma chi, lui? Ah, loro erano quelli che erano. Lo giuro. Ho visto lo spettro di Danpei, il custode, entrare nella sua tomba. Sembravano portare qualcosa, come una specie di tesoro. Sì, già trovato. E adesso dobbiamo trovare i 6 sigilli dei saggi. Ne abbiamo, degli antichi saggi, ne abbiamo 5 in questo momento. E, per. Allora, intanto voglio fare una cosa. Per salvare Hyrule. Perché aprendo la porta del sacro reame e prendendo la Triforza. Guarda, sono alla cima del mondo. Mi dà fastidio vedere qualcuno più in alto di me. Io devo essere in cima. Ok, come vuoi. Ma non è che riusciamo. No. Abbiamo aperto la porta anche a Ganondorf, lo stregone nero. Quindi, lo stregone, no. Non mi ricordo se è lo stregone oscuro, ecco. E quindi. Ok, ero curioso di sapere se è tutta. Oh, cacchio. Tosta una pozione, una bevuta, anche se ti fulla, però è tosta così. E quindi dicevo, io adesso vado nella montagna. E abbiamo aperto la strada anche a lui, a Ganondorf. È riuscito a prendere la Triforza nel futuro, nell'arco di questo futuro, perché il nostro spirito è stato sigillato per 7 anni. Noi non abbiamo vissuto quei 7 anni, in teoria. Perché per estrarre la sacra lama che adesso portiamo, ecco questa spada qui, dovevamo essere grandi. E dunque la Triforza, per permetterci di essere colui che salverà il tutto, perché siamo noi, attraverso la profezia, siamo noi colui che deve salvare Hyrule, ha sigillato il nostro spirito per 7 anni. Ed eccoci qua adesso a schivare questa palla rotolante. E ci hanno detto che. Però il primo era nella foresta. No, non possiamo. Non possiamo. Non possiamo andare nella montagna, cavolo. Ma non so. Aspetta. Ma non so, in realtà avevo voglia di portare qualche challenge. Ma anche rigiocarmi qualche vecchio capitolo. Mi piacerebbe rispolverare il Game Boy o il DS. A questo punto, se non l'hai mai giocato, giocati l'originale. O giocati Oro e Argento. Bellissimi capitoli. Allora, a noi ci hanno consigliato di venire qua. Perché però? Non capisco, non capisco, non capisco. No, non. Ok, allora. Qui siamo entrati. Sto vedendo un pochettino ciò che mi mancava qui dentro. Graveyard. Ad esempio. Non sembra farci del male. Devo capire dove.
No, è inutile rientrare lì. Niente, abbiamo girato tutto il... Ah sì, ci fa, ma ci colpisce invece. Qui giace l'anima di coloro che giurano fedeltà alla famiglia reale. Gli Sheikah, guardiani della famiglia reale e fondatori... Veglia sulle loro anime nel loro eterno riposo. È ok. Ok, ma c'è qualche altra... Ok, invece merito la Switch che mi dici. È che ci sto pensando, Vicio. Ci sto pensando perché comunque in vista ci sono parecchie cose. Una su tutte è Elden Ring, che non so su che console. Ti prego, muori. Ok, voglio capire un attimo una cosa. Ah, ok. Sì, voglio catturarlo nella bottiglia. Ok, questi sono i Po. Perfetto. Va bene, dai, stiamo capendo. Non so se uscirà su PS4. Se esce. No, vabbè, non è, più che altro è più un discorso di... come posso dire? Di utilizzo, no? Se Elden Ring uscirà su PS4, avendo già la PS4, starò a posto. E quindi si potrebbe pensare, casomai, di fare un pensiero su Switch, perché ora ti spiego il perché. Penso a Switch. Mentre se, se di priorità videoludica. Sì, ma perché più che altro io non sono uno di quelli che gioca un po', cioè rappresenta un po', cioè riflette un pochettino quello che faccio qua. Non sono uno che gioca 8.000 giochi, oppure giochi di calcio, oppure spara tutto, queste cose qua. Io mi piace vivere avventure proprio per stare in un altro mondo totalmente. Infatti vi faccio un esempio dopo, ricordatemelo. Mentre se Elden Ring avranno questa, secondo me devo andare qui dentro, avranno questa bruttissima idea di farlo uscire magari solo per PS5, essendo già Demon's Souls e Elden Ring, si dovrà in maniera molto lenta e cauta pensare alla PS5, ed è inutile che vado a spendere soldi per altro, no? Come Switch o altro. E questo fondamentalmente è il motivo. Io qui, se loro intendevano mandarmi... Cavolo, mi è strana questa cosa del... Peccato che non riesco a trovare... Giustissimo, condivido in pieno. Sì, anche se io ho molta paura che se esca per PS4, che la PS4 riesca a reggere Elden Ring. Faceva molta fatica già come si dice? Io vado qua. Sì, Bloodborne, ma anche con DS3. Oh, finalmente sono riuscito a fare ciò che volevo. Prima entriamo qua. Qui secondo me si va nel pozzo. No, semplicemente si va in un segreto. Oh, almeno stiamo facendo... Ci stiamo preparando allora. Penso che nella prossima live inizieremo... Vabbè, a parte ancora quanto manca. No, vabbè, ancora c'è un po' di tempo. Dalla prossima live ci concentreremo proprio sui antichi, ma vorrei iniziare ad andare dal primo oggi. Vediamo di riuscirci. Le pietre non le tocchiamo. E ti stavo dicendo, Vicio, se... anche con i DLC di Dark Souls 3 iniziavo a fare tanta fatica. Ma non in termini di lag o quant'altro, però spiccava il volo in maniera molto... Ok, Potion Shop. Onestamente non mi interessa. Non mi interessa il negozio di pozioni adesso. Devo capire prima... Voglio capire a cosa mi possono servire. Anche quella della vita, non è che... Sì, l'ho bevuta per fullarmi e stare più tranquillo. Ti stavo dicendo, Icio, proprio in termini di...
Ok, da qui. No, 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 no. Cioè che inizia a faticare comunque, no? Quindi Elden Ring, a meno che intanto sicuramente tu lo debba prendere, io lo prenderò se esce per PS4 in disco fisico, ma sarebbe molto meglio anche per farla soffrire di meno di prenderlo in digitale. Sì, anche se in alcune zone di Bloodborne ricordo ci fossero anche dei cali di frame. Ma sì, perché Bloodborne era nativamente partorito per i 60 frame, ma in una maniera impossibile, con tutti quei dettagli era impossibile. Che persona noiosa di interromperci in questo modo. Non vuoi il mio amore? Violare il nostro spazio deve avere qualcosa di meglio da fare, non credi, carissimo? Ok. Allora, se neanche qui c'è nulla per noi. E invece... No, e invece no. A parte questa pietra mi sa tanto di segreto. Vediamo. Poi magari mi sbaglio. Comunque fondamentalmente questa settimana verrà dedicata a Zelda. No, niente, a posto. Anche perché dobbiamo portarci avanti appunto per tutta una serie di cose. Quindi quello serviva soltanto per il... Allora, visto che ormai l'abbiamo completata quest'area, facciamo così. Vediamo se posso prendere quel cuore parlando con lui. Io non vedo l'ora di sentire la canzone finale e inizierò a lavorarci questa settimana, anche se questa cosa dei 7 anni mi ha molto... Non dimenticherò mai cosa successe quel giorno di 7 anni fa. È tutta colpa del ragazzino con l'ocarina, ma se ritorna qui mi sentirà. Eh sì? Sto qua, sono io. Cosa? Hai un'ocarina? Forse ci siamo riusciti, ragazzi. Che coincidenza! Mi ricorda un fatto successo 7 anni fa. Quando un ragazzaccio venne qui e suonò una strana canzone, incasinò questo mulino. Dimmi che è questo per andare avanti, ti prego, perché sennò non so che cosa siamo venuti a fare qui. Perché noi, diciamo la guardia del corpo di Zelda ci disse... Non lei, scusate, uno Sheikah, è perché ci somiglia. Ci ha detto, prima di andare alla ricerca dei saggi, vai nel villaggio Kakariko. Ora sai la canzone della tempesta. Ok, per far piovere, quindi. Così l'acqua... Oh no, ancora una tempesta. Hai suonato di nuovo l'ocarina, vero? Ok. Quindi adesso salirà... No, ho sbagliato. Scusate. Ok. Precisamente, no? L'unica cosa che posso pensare è che si riempirà di là di acqua, ma non credo che... Stavo pensando che a questo punto io faccio una cosa. Io torno, puoi decidere le sorti del meteo, è un potere immenso, sì, infatti. Vado, torno, siccome mi hanno detto che una dei saggi è in una foresta, io anche per curiosità, quindi visto che così almeno questo, così ti faccio vedere, Vicio e Alex, se sei ancora qui, ti faccio vedere com'è cambiato il mondo qui. Ah, tra l'altro, voglio provare ad andare nel castello di giorno, per capire se cambia qualcosa. Così questa live ce la facciamo... No, 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 no. Aspetta, però abbiamo detto che... Il sole. Allora, abbiamo imparato metà spartito. Ah, comunque dimenticavo. Cosa, Jimbo? Se parli con me, ovviamente. Songs of Storm, Destra, giù, su. Destra giù su. Auguri alle ragazze in chat. Ok.
Ok, a loro non cambia nulla. Sì, a loro. Qui non cambia nulla. Voglio provare ad andare al ranch. Wow. Ok. Mi unisco. Mi unisco agli auguri. Agli auguri. Grazie all'assist. Jimba. Di Jimba. Cosa c'è qua? Il grande Ingo. Ingo Ranch, era il Lolo Ranch. Non è più di. Non è più di. Sì, la virgola mi è partita a casa. Lolo Ranch, allora sì. Quindi sarà cresciuta anche colei che. Dove, che ci aveva chiesto di sposarci. Cavolo. Per favore, non dire a Mister Ingo che ho suonato questa canzone. Ok, me la ricordo. No. Quindi adesso lei si ricorderà di noi. È molto poetica questa cosa. Se succede così. Tu conosci la canzone della mamma? Cavolo. Questa canzone piace a tutti. A papà, anche a Mister Ingo. Ma da quando c'è Ganondorf, Mister Ingo è totalmente cambiato. Ricordo i vecchi giorni. Solo cantando quella melodia. È ok, ma. Epona piace molto quella musica. Solo io so trattare Epona, Mister Ingo non gli tiene testa. Scusate, ho lasciato la live, grazie Jimba. Ok, per gli auguri. Che testata. Eccola. O quantomeno. Mucche, dal quale penso potremmo prendere. Mister Ingo? No. Ok, qua ricordiamo. Aspetta, c'è una porta lì però. Ok, prima non potevamo andare qua, vero? Basta con la musica. No. Sì, la sfida delle galline 2.0. No, non la faremo mai. Non credo si possa fare, tra l'altro. Niente. Ok. L'ultima prova è vedere se il cavallo Epona reagisce sempre che sia una di loro. Cioè, se io mi metto qua. Visto che gli piace la musica, no? Questa musica. No. Non mi sembra sia successo nulla. Quindi niente. Vediamo a questo punto se si trova da queste parti. No, da qua.
Non mi sembra. Ok, allora non sarà adesso. La mappa ci dice sempre di andare lì. Sì, ci dice di andare lì. Cavolo, ma è strana questa cosa. Magari andarci di notte? Può essere possibile? Ma l'avrebbe detto, l'avrebbero specificato comunque. Allora, stando molto attenti ad Hyrule di notte, perché non è sempre, non è mai una bella cosa. Ok, sta albeggiando. Credo. O no? Tra l'altro dovrei tornare anche nel mio villaggio. Però ci è stato detto di andare al villaggio. Al villaggio Kakariko e non al villaggio nostro. O Kakariko? Sarà, boh, non lo so. Questo è il villaggio, giusto? È questo. Quindi, aspetta, ormai aspettiamo che fa giorno. Ehi, un pulcino è uscito dall'uovo che stavi incubando. È il miracolo della vita. Ok, portiamolo alla ragazza. Almeno vedi, abbiamo fatto delle quest secondarie. Abbiamo preso degli oggetti secondari, però un minimo di completamento almeno lo abbiamo, dai. Sono comunque contento alla fine. Comunque, giusto per concludere il discorso di prima, per dirvi del... L'unica cosa che rimane è andare in questo tetto. E se ci va, da qui sopra? Può essere? Si può salire qui sopra, almeno? Sì, da qua. Per concludere il discorso di prima, che parlavo appunto degli altri mondi, non so per chi ne è appassionato, ma... perché quando dirò il titolo di questa, il nome di questa cosa, o sei appassionato o non lo sei, cioè non esiste via di mezzo. Non c'è una scala qui per salire da qualche parte, no, eh? No, perfetto, allora non si può andare. Che da ieri sera, siccome la sto facendo vedere per la prima volta a una persona a me vicina, vabbè, con la mia ragazza. Mi sto riguardando totalmente tutta quanta la saga di Star Wars. Con ovviamente i relativi spin-off perché sono canonici. Ma lui! Non credo. Però ormai dobbiamo toglierci ogni pensiero. Quindi parliamo anche con lui, se riusciamo. Allora, per parlare con lui. Ah, easy, da qua. Un bell'impegno. Sì, però... L'impegno per modo di dire, dice. Perché veramente è qualcosa. Cioè, il primo capitolo ieri. Poi a lei la sto facendo vedere in maniera... cronologicamente seguendo la storia e non l'uscita. Quindi è una nuova esperienza anche per me. Puoi vedere da là sotto... Puoi vedere da là sotto. Succederà qualcosa... Alla montagna della morte. Sì, lo so che succederà qualcosa alla montagna della morte. Perché? Proviamo un'ultima volta a scendere. Perché devo andare là? 4, 5, 6 e poi 1, 2, 3? No, no, no. Non in ordine di uscita, in ordine di storia. E comunque, Vicio, parliamo poi. Anche 7, 8, 9, insieme agli altri due. Allora, è impossibile che questo non esploda, però dai. Cioè, sono 11 in tutto della saga. A me non piace Star Wars. Jimba, ti direi che sono gusti, ma purtroppo con le... Quando si tratta di Star Wars... Ovviamente gioco, ragazzi, giusto solo per farvi capire... Quanto ne sono appassionato.
Ah, se non ricordo male, il 4, 5, 6 in ordine cronologico dovrebbero venire prima. Esactly. In ordine, come uscita, sì. Dobbiamo credere a Shake e andare al villaggio. Siamo qua! Siamo qua! Non capisco, non capisco veramente. Magari mi ricordo. No, è giusto come ricordo. Però io a lei li sto facendo vedere proprio in ordine di storia. Quindi dall'1, 2 e 3 che sono usciti dopo il 4, 5 e 6. Allora, stiamo comunque. Allora, lui. Qui era per far tornare l'acqua, giusto? Per far salire il livello dell'acqua. Tra l'altro lì c'è una via. Ok. Sì, ovviamente Vicio, lo so che non lo fai, però occhio a ciò che dici. Non sia mai qualcuno in chat, che ne so, la qualsiasi cosa. Sì, certo. Cioè, mi raccomando. Comunque sì. Ma non solo. Cioè, in realtà con gli spin-off tra le saghe c'è un. Comunque, l'unica cosa che mi viene in mente è qua, perché è il cimitero degli Sheik, quindi vediamo qua cosa si può fare. Tra le saghe, cioè tra le tre saghe, c'è tutto. In realtà la saga è una, tra le tre trilogie, dai. Ci sono gli spin-off da intervallare in maniera ad hoc. E quindi anche quelle sto facendo in maniera. Allora, qui giace l'anima di coloro che giurarono fedeltà alla famiglia reale. Gli Sheikah, guardiani della famiglia reale e fondatori di Kakariko, veglia sulle loro anime nel loro eterno riposo. Ok, quindi io quello che posso fare è una cosa. No, qui dentro siamo entrati. Io adesso uccido loro. Se esci dal muro mi fai un favore. Ok. No, rimani lì, non mi interessi. Non mi interessi. Ok. Ora, se noi qui suonassimo la melodia del sole, Sansong, destra, giù, su, destra, giù, su. Sai che un sacco di scene con le navicelle sono state filmate con il mo. Sì, so un sacco di cose di Star Wars. Perché mi ha riportato qua? Un lavorone assurdo, eh sì. A parte la Marvel Series e il Marvel Universe, voglio dire, scusami, è la serie, è la saga più lunga e più longeva. E anche come storia. E nonostante, ovviamente, qualche piccola, che onestamente non neanche noto,
È una delle storie che veramente ha più seguito, cioè che inizia e si conclude ed è sempre quella. Tu ti puoi ricollegare nell'ultimo capitolo al primo e dal primo all'ultimo in maniera bellissima. Destra giù su, destra giù su. Devo capire questa cosa. Che beautiful, spostati. No, no, perché fa questa? Ok, serve realmente per far divenire giorno. Proviamo a vedere tutte le tombe, magari. Magari c'è quella in cui c'è lui. E bisogna suonarla. C'è lo Sheikah che ci ha parlato. È strano questa cosa. Perché mi ha detto vieni qui? No. Non so assolutamente cosa fare a questo punto. Quella spaccatura lì. Ah, ok, portiamo l'uovo a lei intanto. L'avevo dimenticato. Fai felice il mio cucco, ok? Sì, aspetta. Pocket cucco, mettiamolo qua. Almeno, come dicevo prima, completiamo queste quest. Ciao, guarda. Sembra che questo non sia il luogo giusto. Come non sia il luogo giusto? Ok. Scusa, ma non era questo? Qua allora? No. No, c'è qualcosa che non va. E qui? Secondo me dovresti provare a metterlo nella stanza con le altre galline. Magari lo rendi felice così. Seguirò il tuo consiglio subito. Prima stavo pensando, se mettessi una bomba qui è possibile che si rompa? No, troppo, sto fantasticando troppo. Però proviamolo. Come ultima cosa oggi. Ah no, qua non si può proprio mettere una bomba, ok? Allora, capiremo poi come. Ah, ciao! Non ti vedevo. Ehi, giovane, un ragazzo grande come te che entra in casa altrui senza permesso. Voglio parlare ai tuoi genitori. Sì. Ah, bene, questa non è casa mia comunque. È della grande Impa. La grande Impa si è recata al cimitero per sigillare l'accesso ai mostri umanoidi. Da quando è apparso Ganondorf ci sono mostri ovunque qui intorno. Solo grazie ad Impa c'è ancora un po' di pace al villaggio. Ricordatelo, giovanotto. Ah bene, parlando della grande Impa, non è ancora tornata. Chissà cosa le è successo. Ho sentito che il fantasma del custode appare spesso nel cimitero in fondo al villaggio. Non è un affare. Allora, che dobbiamo andare al cimitero, l'avevo capito. Forse appare di notte? Intanto andiamo a mettere la gallina
Aspetta, ma la gallina era nel ranch? No. O era qui dentro? Ora era qui? Non ricordo più dov'era la gallina. Dov'era il luogo di tutte le galline? Della sfida. Era al ranch, era. Cavolo. Allora facciamo così. Era dentro una casa, però non ricordo di preciso. Era al ranch, era. Ci sto pensando adesso. Facciamo così. Vediamo cosa. Ah, le orecchie. Vediamo se riusciamo a scoprire il fantasma di lui. Però secondo me lì era solo per vedere. Perché non c'era nient'altro. Appare spesso qui, mi dice. Allora, questo non ci interessa. Tomba della famiglia reale. Possibile che qui ci sia soltanto. Allora, intanto proviamo a fare quello che dicevi tu, Vicio. Destra, giù, su. Si sono paralizzati. Ok, se magari sali, ok. Si sono paralizzati. Quindi la cosa è molto più brutale di quel che sembra. Che è già qualcosa comunque. Però. Niente, non si può fare nulla. Va bene, e allora facciamo una cosa. E allora facciamo così. Ah, tornano in vita. No, vabbè, dai, questa cosa no. Tra l'altro è paurosissima questa cosa. Così per provare il tutto per tutto? Ah, ok. Prova a suonare davanti alle ossa. Niente da fare. Sono veramente senza. Cioè, sono senza idee su dove andare in questo momento. Sì, lo voglio leggere, l'ho già letto. È il diario del custode, vuoi proprio leggerlo? Chiunque legga questo, entri nella mia tomba, potrà avere il mio tesoro allungante a molla. Ma è possibile che sia un'altra tomba? Che non sia la tomba. Aspetta. Sharp il grande. Dai, ma perché si deve andare?
Flat, il piccolo. Ok, ricompari. Proviamo a uccidere entrambi i... Ok. Non succede nulla. E Dump non si sa chi è in realtà. Occhio perché abbiamo poca vita. Vabbè, niente. Non è qua allora a questo punto. Non... Meno che... No, ma non c'è nulla qui. Non so. Allora, a questo punto andiamo veramente al ranch, così capiamo se si può fare qualcosa per la gallina, il gallo. E poi la prossima volta vedremo. Penso un attimino bene alla strada per a cosa si potrebbe fare qui. Quindi, dirigiamoci al ranch. Ok. Non stavo vedendo dove andavo, scusate. Occhio al ponte. Dai che a mente fredda qualcosa salterà fuori di sicuro. No, vabbè, ma alla fine l'episodio mi è piaciuto tantissimo perché al di là di essere andati 7 anni avanti nel futuro, abbiamo completato metà degli spartiti che non era mio interesse completare tutte le melodie, onestamente, devo essere sincero, almeno che tutte le melodie siano canoniche e fondamentali per la storia, allora le prendi sicuramente, ma non mi ha dato quell'impressione, perché quella del sole e della tempesta, boh, non le vedo fondamentali, almeno che non serve per aprire qualche strada, ma non credo. E abbiamo fatto un altro paio di cose almeno che non avremmo mai fatto altrimenti. Qui perché è cambiato qualcosa? Perché adesso è giorno. C'è della gente a carico che dice in giro che io ho rubato il ranch a Talon, ma mi faccia il piacere, quel Talon era un debole. Io, Ingo, il super lavoratore, ho lavorato con tutte le mie forze. Non permetto a uno straniero come te di dire tali bugie. Non sto dicendo nulla. La verità è che il grande Ganondorf ha riconosciuto il mio talento e mi ha dato il ranch. Io crescerò un buon cavallo e sarò premiato dal grande Ganondorf. Di, giovanotto, vuoi cavalcare uno dei miei cavalli? Sì. Dammi 10 rupie. Ok. Non ho letto nulla. Vabbè, in qualche modo faremo. Ok, ma quindi... Va bene, è tutto bellissimo. Ho fatto. No, no, no. Non voglio più. Allora, qui c'era la stanza con le... tra l'altro anche loro ci sono, stanno qui, quindi magari potrei anche... Però vabbè, andiamo prima qua, dai. Eccola. Ok, proviamo. Sembra che questo non sia il luogo giusto. Niente da fare.
Non so allora. Eh sì. Qui è dove dormiva Ingo, quindi niente. Ciao. Ma perché? Non ho letto. Oh. Uno straniero. È da tanto tempo che non abbiamo visite qui, ma sono venuto l'altra volta. Da dove vieni? Dall'arrivo di Gandalf, la gente della città di Castello è scappata, tutto è in rovina e i mostri scorazzano ovunque. Mister Ingo usa il ranch per guadagnarsi i favori di Ganondorf. Sembrano tutti dalla parte del male, eh. E papà è stato cacciato via da Mister Ingo, lo abbiamo visto. Se io non faccio quello che dice, maltratta i cavalli. Così non posso fare niente. Ma come possiamo fare per salvarli? Stessa cosa, ok. Va bene, potremmo fare qualcosa dopo. Va bene, va bene, va bene. Facciamo una cosa. Ce ne torniamo. Ce ne torniamo al castello e salviamo. Sta facendo buio. Non va bene, non va bene. E la prossima volta vedremo un attimino cosa si può fare. Qui ovviamente è tutto distrutto, tristezza infinita. Ah, quello che possiamo fare però è dare un po' a lei, visto che ne abbiamo catturato uno. Vediamo cosa ci dice. Per concludere, almeno lo faremo tanto una volta sola. Ehi, giovanotto. Oh, hai portato un po' oggi. Sì. È un po' normale, grazie. Ecco, sono ben 10 rupie, prendile. Ah, tutto questo per 10 rupie. Ma va bene così. Quindi noi facciamo così. Poi ci spostiamo qua. Sì, perfetto. Qua chiudiamo, ok. Oh, allora. Intanto mettiamo un po' di musica così da sottofondo. Bro, è stato bello passare un po' di tempo insieme anche oggi. Grazie mille, Vicio, grazie per essere passato. Grazie a tutti, ragazzi, per essere stati qui. Chi c'è stato, chi è andato via, grazie comunque. Posso lasciare anche la musica così, tanto non preclude troppo. Bevo un sorso d'acqua. Tolgo un attimo le cuffie. Ah. Mamma mia. Ok, sono le 6 meno 20. Ci vediamo non domani, ma dopodomani. Un salutone a te, a tutta la chat e a te, Gimbone. Ci si vede, spero presto. Ciao, ciao Vicio, grazie mille. Ci vediamo dopodomani. E molto probabilmente continuando Zelda. E perché, come ho detto, siamo nel tragitto che ci porterà a completare questo lavoro. E nel frattempo, appunto, inizio un po' a capire come realizzare il brano. Vi ringrazio per essere stati qui, ragazzi. E
Io, come al solito, sono Michele Mirenna e ci vediamo. Ciao ragazzi!